pallone, parte velocissimo il tiro! Mamma mia che gol! Andiamo a intervistare i ragazzi. Canfora, scusami, siamo qui con Canfora della Russia, sotto di due gol. Canfora, cosa è mancato in questo primo tempo? Ma fondamentalmente abbiamo giocato poco e male, abbiamo preso pochi palloni, la palla girava poco a centrocampo, quindi la squadra non girava. Poco incisivi, insomma. Poco incisivi, ho avuto un paio di occasioni, ma niente di che. Gli avversari stanno giocando bene. Nel secondo tempo, quale sarà la strada da percorrere? Non lo so, una bottiglia d'acqua adesso e poi... Vabbè, in bocca al lupo. Summa! Siamo qui con Summa della Svezia, in vantaggio di due reti. Summa, com'è andato questo primo tempo? È andato bene, stiamo facendo girare la palla molto bene. Stiamo creando numerose occasioni da gol. Se posso permettermi, il centrocampo sta facendo una partita impressionante. Sì, sì, ma si sa che nel calcio il centrocampo è il 60-70% della squadra. Cosa manca a questa squadra e come dovete disputare questo secondo tempo? No, dobbiamo stare solo più calmi e continuare a far girare la palla. Poi dobbiamo continuare a creare occasioni da gol e cercare di fare qualche altro gol per mettere a segno il risultato. Va bene, in bocca al lupo. Credo. La gara tra Svezia e Russia, alla mia destra è il migliore in campo su Madiego, a cui diamo la medaglia. La mia sinistra è il migliore purtroppo della squadra, oggi sconfitta per 2-0, ovvero Schettino il capitano, e partiamo da lui. Schettino, gara da dimenticare, gli avversari sotto hanno sopraffatto tutto il tempo, hanno fatto girare palle in modo intelligente, lui abbiamo dimenticare fatto... il fisico! Grazie. Possiamo inquadrare il fisico di Schettino, oh, mamma mia! Abbiamo fatto 60 minuti di scemo in mezzo, hanno giocato bene, hanno fatto girare palle e noi siamo stati in grado di contrastare. Il grande capitano! Senti, per la prossima gara cosa ci vuole per cambiare un po' la rotta? Buttatelo via! Ci vogliono altri di persone in campo, purtroppo. Vabbè, speriamo la prossima vada meglio. Senti, un saluto. Saluto, no, un po' di saluto, sì, sono nervoso. Ok, ringraziamo Schettino. Buona serata. Complimenti. Grazie. Siamo a... Eccolo. Diego, mi è mancato un po' di 5-5 sotto porta, troppo po' sbagliati quest'oggi. Stavo certo, non siamo andati convinti, anche perché la partita abbiamo troppo valutata. Speriamo che la prossima ci concentriamo un po' di più sotto la porta. Senti, avete giocato un primo tempo perfetto, un po' calati nella ripresa. Normale, no? Un po' di stanchezza, un po' di affaticamento c'era, speriamo che la prossima gestiamo meglio il piano. Senti Diego, vuoi fare una dedica per questo MVP? Dedico sempre alla squadra che comunque cercano sempre di mettere tutto in campo e di vincere le partite. Ok, ringraziamo Diego Summa della Svezia e ci rivediamo settimana prossima. Ciao ragazzi. Ciao.